Quando è stato introdotto il roll bar in Formula 1? Le corse di Formula 1, più in generale le corse automobilistiche, possono essere pericolose o spesso anche fatali. A volte l'innovazione in Formula 1 non va a ricercare la prestazione della vettura, ma invece la sicurezza del pilota. La sicurezza del conducente è l'aspetto più importante da ricercare quando si progetta un'auto da corsa, a maggior ragione quando è un'auto a ruote scoperte. Da quando è stato introdotto nel 2018, oggi è praticamente impossibile pensare a un'auto di Formula 1 senza l'alo, che tante vite ha salvato. Anche se devo ammettere che io in primis ho preso in giro questo sistema di sicurezza perché, messo su un'auto di Formula 1, mi ricordava un infradito con le ruote. Ma provate a pensare adesso a un'auto di Formula 1 senza alo e senza roll bar, o roll cage come si dice anche in inglese. La Formula 1 è nata nel 1950, anche se c'erano già delle gare di Kino 800, e incominciarono ad assumere lo status di Gran Premi soltanto nel 1906. Pensate che la prima seria regolamentazione delle gare veniva denominata Formula Grand Prix. Adesso immagina di tornare indietro nel tempo e di dover guidare tu questa vettura e spingere al limite. E se ti ribalti potresti vivere un X-Ray di Mortal Kombat in prima persona. Il roll bar venne introdotto poi nel 61 e nel 68 la FIA decise che doveva essere almeno di 50 mm sopra il casco del pilota. E nel 76 venne aggiunta un'ulteriore struttura di ribaltamento in avanti. Col tempo i team sono riusciti anche a rendere la struttura più leggera, con pochissima resistenza aerodinamica ma in grado di proteggere il pilota in caso di ribaltamento.